La prossima che voglio farvi ascoltare ha bisogno di una piccola presentazione, perché ti ringrazio. Quando ho scritto questo pezzo io ho preso spunto da uno slogan, dallo slogan di un'associazione che si chiama Voa Voa, ed è un pezzo che io ho scritto da papà, quale sono, per tutti quei bambini, tutte quelle persone, ma soprattutto purtroppo bambini che sono ammalati, hanno delle malattie molto rare, sono orfani di cura, quindi l'indifferenza da parte delle istituzioni è quasi totale. Allora, l'emozione è stata talmente tanto grande che ho scritto. Questo pezzo si chiama Credere, Amare, Resistere. La verità ci rende liberi.